Ragazzi, hanno chiuso il cancello dell'aeroporto, mi tocca andare via. Infatti qui dietro, non so se lo vedete, ci sono le macchine dei guardiani che mi hanno detto: "Bimbo, e noi si chiude l'aeroporto." Io ho detto: "Va bene, datemi il tempo di rimontare la bicicletta e andare via." Sicché ora si riprende. Ragazzi, questi sono gli ultimi scampoli di gloria per la mia Merida. Che porca. Ragazzi, ultimi giorni di gloria per la mia Merida. Anzi, prima mi è cascata anche sulla groppa mentre facevo il video. Questa è la terza volta che faccio il video perché continuo a cascarmi sulla schiena. Perché lo sapete, ho comprato la bici nuova, la mia Jant Propel Advanced 1, e la mia vecchia Merida, compagna di mille avventure e di mille fatiche, finirà in pensione. O meglio, penso che la userò come seconda bicicletta o per fare i rulli. Non ho ancora deciso, comunque vediamo. Per quanto riguarda oggi, clima decisamente più mediterraneo, oggi si sta bene, bene ma non benissimo, perché comunque siamo ancora un paio di gradi sopra la media stagionale, però non fa quel caldo torrido di mercoledì scorso. Infatti mercoledì ho rischiato di sentirmi male e sinceramente per un caldo così africano era troppo uscire in bicicletta. Comunque oggi vi volevo parlare, visto che ho comprato una bicicletta full carbon, di quanto potrebbe pesare una bicicletta. Dunque, il peso minimo dettato dalle leggi UCI, cioè dell'Unione Ciclistica Internazionale, per quanto riguarda i professionisti, è di 6,8 kg, cioè i professionisti non possono correre con biciclette più leggere di 6,8 kg. Se ne può discutere, perché la tecnologia si può spingere molto al di sotto dei 6,8 kg, addirittura si potrebbe spingere al di sotto dei 5 kg, perché la Federazione Internazionale, l'Unione Internazionale Ciclistica, non scende al di sotto. Beh, è una misura conservativa. Considerate che con intrecci e fibre di carbonio innovative, quelle che sono uscite, cioè negli ultimi 2-3 anni, si può addirittura portare il peso di una bicicletta, mantenendo la sicurezza e la rigidità strutturale, scusate, arrivando fino a 2,5 kg. Per noi amatori l'importante è divertirsi e ovviamente meno la ricerca del peso estremo e della prestazione. Però per chi volesse, ci sono comunque sul mercato biciclette molto leggere, molto performanti, che costano ovviamente parecchie migliaia di euro. Si arriva a sfiorare, se non a superare, anche le decine di migliaia di euro. Bene ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto infatti in molti quant'era il peso minimo di una bicicletta, e diciamo che il record è stato registrato, anche se poi non può essere utilizzata in strada, ovvero non può essere utilizzata durante le corse in strada, è quello di 2,5 kg. Ovviamente è un prototipo, è stata fatta ovviamente per dimostrare quanto la tecnologia in questo settore sia avanzata all'avanguardia, ma prototipo rimane e purtroppo è un sogno per molti professionisti che magari vedrebbero in quella bicicletta la propria compagna di avventure. Bene ragazzi, io rimonto in sella, finisco il giro e ci vediamo alla prossima. Ciao!